Bentornati sul canale di Non Aprite Questo Vlog. Io sono il Gonz e oggi siamo qua a fare l'unboxing di Non Aprite Quella Porta, edizione speciale per la collana Midnight Classic di Midnight Factory. Ciao ragazzi, questa è veramente una bomba galattica. Stiamo parlando del film, uno dei film più importanti della storia del cinema horror. Non Aprite Quella Porta, The Texas Chainsaw Massacre. Aspetta, questo è difficile. Massachusetts. È un film epico che ha reso famoso il grandissimo Tobe Hooper. Il film è stato girato nel 1974, in pochissimi giorni. Racconta la storia di un gruppo di ragazzi che vengono rapiti o comunque aggrediti da una famiglia di cannibali, insomma gente veramente fuori di testa. Insomma, e lì farà la comparsa uno dei killer più famosi della storia del cinema horror, del cinema slasher. Stiamo parlando di Letterface. Che cazzo stavo dicendo? Insomma, questo gruppo di ragazzi viene rapito da Letterface e Letterface è praticamente un omaccione grande e grosso che inizialmente, secondo quella che era l'idea di Tobe Hooper, doveva anche parlare, ma l'attore che lo interpretava, Gunnar Hansen, era contrario a questa cosa e decise che Letterface doveva essere completamente muto e anche un po' ritardato, tant'è che andò in una scuola per disabili per apprendere un po' certi tipi di comportamenti delle persone, insomma, che hanno disabilità mentali. Potere. Letterface è diventato famosissimo, famoso anche per avere una maschera fatta di pezzi di pelle umana. Probabilmente questo, insieme alla motosega, sono stati gli elementi che hanno caratterizzato e reso famoso questo personaggio. Ma andiamo ad aprire questa edizione speciale della Midnight Factory e vediamo insomma cosa contiene e com'è fatta dentro. Che bella, ragazzi, ecco qua, sempre nel formato librettino. Quindi abbiamo il disco con l'Ultra HD in 4K, il disco con il Blu-ray e poi un disco, Blu-ray e poi un disco con tutti gli extra. In mezzo c'è il libricino. Qua, per esempio, c'è il nostro amico Letterface e sotto c'è anche ancora lui con la sua maschera tutta fatta di pelle umana. Qua c'è tutta la famiglia di pazzoidi, la famiglia più raccomandabile che ci sia. E qua c'è ancora il nostro amico faccia di cuoio, come si dice in italiano. Bellissima anche questa illustrazione. La cover è stupenda. Locandina. Adesso qua c'è bordello, la locandina storica. Si vede? Come si spegne? Adesso andiamo a vedere un attimo quali sono i contenuti speciali. Tra l'altro uscirà a breve anche il 2, che è sempre di Tobe Hooper. Ma scusa, ma si vedono le donne nude? Allora, hai fatto una domanda a segaiolo. Hai fatto una domanda a segaiolo, ma giusta, in quanto siamo tutti un po' segaioli. Posa caffè, stavolta non Borghetti, caffè normale. Dillo che abbiamo. Minchia, ma come sei bravo a fare il caffè. Un'edizione bellissima, vediamo cosa c'è qua sotto. Ragazzi, ma è difficilissimo. Dai che ce la fai! Dai che ce la puoi farcela. Ah, ecco, guarda. E qua c'è la nostra poveraccia. Parliamo degli extra, ragazzi, perché del film abbiamo già parlato. Allora, gli extra sono veramente tantissimi. Io purtroppo non ho idea di cosa sia tutto, perché avrei voluto aprirlo, vederlo e poi fare l'unboxing. Però che unboxing sarebbe se aprissi prima le cose? Per cui quello che vi posso dire è che abbiamo avuto in esclusiva una clip del documentario tour della casa con Gunnar Hansen, dove c'è l'attore che interpreta Letterface che ritorna nella casa dopo tantissimi anni. La casa ovviamente adesso è una bellissima casa tutta carina, dove ci vive una famigliola per bene e non come la famiglia del film di cannibali. E ci sono tantissimi aneddoti raccontati da Hansen, insomma, sulla casa, sugli incidenti che ci sono stati, perché poi è un film abbastanza dinamico, quindi
ci sono stati anche dei danni con la motosega, eccetera. È veramente, per chi ama questo film qua, è veramente figo guardare questo documentario. Non c'è solo questo, ci sono anche altri documentari, interviste, trailer 1, insomma spot TV, i bloopers sono gli errori, scene tagliate. C'è un finale alternativo della versione italiana, commenti audio, cioè secondo me se prendete questo qua, alla fine qua c'è tutto quello che c'è da sapere. Per quanto mi riguarda, il mio impatto con questo film è, io l'ho visto tantissimi anni fa, ovviamente non nel 1974 dove non ero ancora nato, però l'ho visto tanti anni fa. E questo film per me è uno dei film che ha segnato di più la storia del cinema horror. Per due ragioni. In questo film qua c'è una scena che mi ha colpito molto, un particolare che mi ha colpito tantissimo, che è il fatto che la ragazza che sopravvive e che scappa alla fine da Leatherface urla in continuazione, ha proprio un vero attacco isterico e non smette mai di urlare per 20 minuti e passa, adesso non ricordo quanto esattamente, ma si parla veramente di tantissimi minuti in cui questa ragazza strilla come una pazza. E questo è un aspetto fighissimo per un film, perché dà una nota di realismo che non si era mai vista. Di solito tu vedi una protagonista di un film horror spaventarsi, ma poi condurre delle azioni in maniera del tutto normale e tranquilla, mentre invece qua si ha una reazione che è molto realistica. Secondo aspetto importante di questo film è che secondo me lui ha voluto fare un'opera che desse fastidio, che disturbasse lo spettatore, che lo portasse proprio ad avere un disagio. Lo voleva mettere a disagio, ed è questo secondo me che deve fare il cinema, cioè non mettere a disagio, per carità, ma trasmettere quello che l'artista vuole trasmettere e non appagare sempre e comunque i bisogni degli spettatori. Quindi io voglio andare là e ottenere questo, no, io vado là e vedo l'opera di un regista, e lui ha fatto quello. E insomma ragazzi, io vi consiglio di vederlo, anche chi non l'ha mai visto, è un'opera epocale che vi renderete conto che è unica e che ha influenzato tutto il cinema horror. Se volete acquistare Non aprite quella porta, edizione speciale della Midnight Classics, trovate il link in descrizione. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella assolutamente, perché sennò non ricevete le notifiche dei video. Lasciate like e lasciate un commento se avete visto questo film. Questo è tutto dall'unboxing di Non aprite quella porta, edizione speciale, e ci vediamo al prossimo video.